Caffè Volturno, i carabinieri sorprendono un nigeriano, rubava nella Villa degli Orrori. Truffa a rete satellitare, la Guardia di Finanza oscura canale pirata organizzato all'estero. Comune, giunta De Magistris verso il nuovo rimpasto, se ne va anche Tuccillo. Festa a Salerno, assediata dai bersaglieri in 20.000 da tutta Italia. Calcio, Mazzarri si congeda con una sconfitta a Roma, a Napoli vicino a Benitez. Buonasera, dalla redazione di TV Luna a Napoli è stato arrestato un nigeriano ladro nella Villa degli Orrori di Castel Volturno. Rubava in casa dove furono scoperti i cadaveri di madre e figlia. Il nostro servizio d'apertura a Salvatore Manna. Un ladro è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di svaleggiare la Villa degli Orrori di Castel Volturno, sul litorale domizio, dove nel novembre scorso furono trovati i resti di Elisabetta Grande e Maria Belmonte, moglie e figlia del medico Domenico Belmonte, che non aveva mai denunciato la scomparsa avvenuta nel 2004. Il ladro, un pregiudicato nigeriano, è stato bloccato e arrestato non solo per furto aggravato in abitazione, ma anche per violazione di sigilli, perché la villetta era stata sottoposta a sequestro dalla procura di Santa Maria Capovetere, dopo il ritrovamento dei cadaveri delle due congiunte del noto medico di Castel Volturno, scoperti nella cantina della casa. L'abitazione in via Raffaello Sanzio è stata messa completamente a soqquadro, dopo che il topo d'appartamento ha forzato una porta finestra al piano terra. I carabinieri della stazione Castel Volturno, nel corso di un servizio perlustrativo, sono stati insospettiti dalla presenza di una bicicletta appoggiata al cancello d'ingresso dell'abitazione. Pertanto, dopo essersi avvicinati e avuta certezza della presenza di una persona all'interno dello stabile, sono intervenuti. Il pregiudicato nigeriano Akinole Igola, 43 anni, senza fissa dimora ed entrato clandestinamente in Italia, è stato sorpreso mentre tentava di portar via un borsone con orologi, monili e oggetti vari, le furtiva che stata recuperata dai militari. Quanto all'ex direttore sanitario del carcere Poggioreale, era stato scarcerato a dicembre. Nella sua casa di Napoli, Belmonte aveva ben 4 barattoli di acido muriatico nel bel mezzo del disordine generale, ma resta il mistero sulla morte delle due donne, tanto che era spuntata l'ipotesi del suicidio. E finisce in carcere Mario Lo Russo, 56 anni, esponente di spicco dell'omonimo clan, ha detto anche dei capitoni, attivo soprattutto nelle zone di Piscinola, Marianella, Chiaiano, Miano. È stato sorpreso dai carabinieri mentre circolava alla guida dell'auto della moglie senza patente. Organizzazione internazionale trasmetteva in streaming i canali a pagamento della rete satellitare Sky, la Guardia di Finanza di Agropoli oscura il portale. La Guardia di Finanza di Agropoli ha oscurato un portale internet pirata che, secondo le indagini, trasmetteva in streaming su 16 siti la programmazione a pagamento dei canali Sky. L'operazione è partita da una denuncia di Sky nei confronti del portale internazionale Futurebox, gestito da un'organizzazione ucraina. I server sono stati localizzati in Ucraina, Germania, Russia e Romania. Il portale replicava i film e gli eventi sportivi dei canali HD di Sky, con abbonamenti da 8 euro al mese. Nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza ha scoperto che con 135 euro era possibile acquistare un dispositivo hardware da gestire direttamente con il telecomando. Uno di questi appartiene a un ente universitario di ricerca ucraino a disposizione degli studenti universitari. Oltre all'oscuramento del portale attraverso l'inibizione dei DNS, indirizzi numerici che consentivano di raggiungere 16 siti che rinviavano al portale Futurebox, le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni a Bari e Taranto nei riguardi di due persone che, secondo le indagini, spedivano in Ucraina le smart card necessarie per accedere ai servizi Sky e promuovevano in Italia i servizi offerti da Futurebox attraverso due siti italiani pure sequestrati.
Uno dei denunciati, un laureato in informatica, stava realizzando un software per personalizzare i servizi di Futurbox. Le indagini proseguono in 6 nazioni diverse e in tutta Italia per identificare gli utenti che avrebbero sottoscritto gli abbonamenti. Tra gli obiettivi degli investigatori c'è anche quello di quantificare il danno causato a Sky. Sequestrati dai carabinieri a Monte Ruscello, frazione di Pozzuoli, 300 kg di datteri di mare. Denunciate anche 12 persone. Ancora un lunedì nero sul fronte delle proteste, a manifestare fuori la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, centinaia di senza lavoro. Proteste questa mattina dinanzi la sede della Regione Campania, come potete vedere alle mie spalle, precari, disoccupati, cassi integrati, chiedono un incontro al governatore della Campania, Stefano Caldoro, li abbiamo ascoltati. Noi siamo lavoratori dell'ex Carrefour di Casoria, una multinazionale francese che con un passaggio di ramo d'azienda, che possiamo definirlo è stata una cessione di ramo d'azienda fatta proprio da sciagalli, perché sono sciagalli, abbiamo permesso a una multinazionale francese, a un colosso europeo della grande distribuzione, di accompagnare alla porta 200 lavoratori, 200 famiglie. Noi già abbiamo avuto incontri con l'ente regionale, un incontro l'abbiamo fatto il 6 febbraio e siamo qui, visto che il 31 noi finiamo la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, vogliamo certezze sulla cassa integrazione in deroga. In più vogliamo un incontro, vogliamo che il governatore si prenda un impegno serio sulla nostra vertenza. Dopo 6 mesi ci siamo ritrovati in cassa integrazione a 0 ore. E noi dal 2011 che praticamente non operiamo più in azienda. La ristrutturazione era iniziata, poiché il nostro titolare era il locatore, è stato bloccato da una problematica della proprietà. La medicina napoletana ottiene importanti riconoscimenti in tutta l'Europa grazie alla cura dei tumori, in particolare di quelli neuroendocrini, lo ha detto Anna Maria Colao, prestigiosa ricercatrice non soltanto riconosciuta in Campania ma in tutta Europa. Focus soprattutto sugli istituti del Federico II, del Cardarelli e del Pascale. E fuori Palazzo Santa Lucia ancora proteste, a manifestare anche i diversamente abili. Per noi ancora Taisia Raio. In piazza a manifestare anche i diversamente abili che chiedono maggiori garanzie e soprattutto opportunità di lavoro alle istituzioni locali, in particolare alla Regione Campania. Ma noi chiediamo al governatore Caldoro di fare attuare la legge che ha composto 4 anni fa e che poi è uscito per la TV nazionale dicendo che aveva fatto qualcosa per i disabili. Noi siamo sempre calpestati, stiamo qua per ricordare a Caldoro che oltre 2 anni fa è stata varata una legge, legge 4 articolo 213, una legge che diciamo dà spazio ai diversamente abili ad entrare nel mondo lavorativo. Cioè, come è composto? È composto che tutte le aziende sanitarie e ospedaliere hanno uno spazio di parcheggi e i diversamente abili vanno, diciamo, con cooperative sociali, vanno a creare progetti di parcheggio, dove noi non abbiamo chiesto né assistenzialismo, non abbiamo chiesto un solo centesimo, ci siamo auto, diciamo, tassati noi con tutte le spese e tutto e diciamo, benedetto il Signore, carissimo Caldoro, questa è una legge che non dovete dare un centesimo, è una legge che dà spazio diversamente ad entrare nel mondo lavorativo. Allora dico io, se non volete fare questo, che non dovete dare un solo centesimo, come possiamo illudere alle persone che domani ci sarà un futuro? Michele Pannullo, il presidente di Confagricoltura Campania, chiede al neo ministro De Girolamo, appunto ministro per l'agricoltura, lo sblocco immediato dei fondi per l'agricoltura in Campania. Non ha aspettato il rimpasto e si è dimesso l'assessore al personale Bernardino Tuccillo. Il punto sui nomi in partenza e in arrivo della giunta De Magistris.
Si è dimesso l'assessore al personale del Comune di Napoli, Bernardino Tuccillo. La decisione maturata nella serata di ieri è stata presa a pochi giorni dall'annunciato rimpasto di giunta deciso dal sindaco Luigi De Magistris, che sarà annunciato mercoledì 22, in previsione del quale il nome di Tuccillo era stato dato tra i possibili assessori uscenti. Le dimissioni sono state comunicate informalmente da Tuccillo al sindaco venerdì scorso ed è il quinto assessore della giunta De Magistris a lasciare a 2 anni dall'insediamento. Prima di Tuccillo si era dimesso Giuseppe Narducci, assessore alla legalità, mentre Riccardo Re Alfonso, assessore al bilancio, era stato sollevato all'incarico. Alberto Lucarelli e Sergio D'Angelo, rispettivamente titolari delle deleghe ai beni comuni e alle politiche sociali, si sono invece dimessi dopo aver annunciato la candidatura alle elezioni politiche nelle liste di Rivoluzione Civile. Dovrebbero uscire dalla giunta, oltre a Tuccillo, anche Luigi De Falco, urbanistica, Anna Donati, mobilità, Marco Esposito, commercio, Enrico Panini, lavoro e Antonella Di Nocera, cultura. Dopo il primo rimpasto a gennaio scorso, con l'arrivo di Carmine Episcopo e Alessandra Clemente, subentrati a Lucarelli e D'Angelo, della squadra originale di De Magistris, creata all'indomani della vittoria alle urne nel giugno 2011, resterebbero solo il vice sindaco Tommaso Sodano, l'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri e l'assessore allo sport Pina Tommasielli. Quanto ai nomi nuovi, si parla con insistenza di Nino Daniele, storica figura del PC prima e del PD poi, già sindaco di Ercolano ed ex presidente regionale del Lanci, che avrebbe la cultura. E a sorpresa potrebbe rientrare D'Angelo. E a proposito delle dimissioni di Bernardino Tuccillo, c'è una nota del sindaco di Napoli, De Magistris, che dice: non voglio commentare quest'atto che è personale e che in quanto tale è fatto da una persona per bene, rispetto. Veniamo alla nostra rubrica Fischi Applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 20 maggio. Fischi per Caterina Miraglia, assessore alla cultura della Regione Campania. Grido d'allarme di librai editori dopo la chiusura di Fnac, che penalizza il quartiere povero. Intanto l'editore colonnese denuncia il ritardo della Campania. È l'unica regione italiana che non ha uno stand collettivo al Salone del Libro di Torino, mentre la legge varata a gennaio appare del tutto inadeguata per il settore. Applausi per Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania. L'osservatorio dell'Associazione delle Imprese di Mestre rileva il record della Campania per la riduzione dei tempi di pagamento delle forniture sanitarie e si risparmia con la norma regionale sui farmaci generici. Il governatore gongola, la Campania non è più il modello negativo della sanità italiana. Sabati di recupero e nuovi operai nell'area dove si produce la nuova Panda, la proposta della Fiat di Pomigliano. In 20.000 da tutta Italia per il raduno nazionale dei bersaglieri, la festa e l'abbraccio di Salerno. A Salerno il 61esimo raduno dei bersaglieri. A margine della sfilata, a cui hanno partecipato oltre 20.000 appartenenti al corpo provenienti da tutta Italia, il governatore Stefano Caldoro ha affermato che i bersaglieri sono un corpo amato dagli italiani e che il raduno è una grande occasione fatta al sud. Sul palco autorità erano presenti, oltre al capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, Claudio Graziano, il sindaco di Salerno e vice ministro ai trasporti e infrastrutture, Vincenzo De Luca, e i rappresentanti dei comuni della provincia. È una cosa importante mandare questo messaggio di ottimismo, di coesione che viene da questa adunata nazionale che raduna i bersaglieri, è vero, però manda anche un messaggio a tutti di spirito di servizio, perché il nostro compito, il motivo per cui i nostri giovani scelgono di servire nelle forze armate e per servire il paese, chiedono solidarietà e sono pronti a dare molto. Durante la cerimonia è stato letto un messaggio inviato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha espresso la gratitudine degli italiani al corpo dei bersaglieri.
Una notizia giunta poco fa, un disoccupato minaccia di lanciarsi nel vuoto da un edificio di 5 piani in via San Giacomo, stradina adiacente proprio alla sede del municipio partenopeo. L'uomo che dice di avere 2 figli non è nuovo a questo genere di protesta, in passato è stato protagonista di simili clamorose iniziative. Dopo aver ottenuto un impiego part-time nelle scorse settimane ha di nuovo perso il lavoro. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Maggio 1999, omicidio d'Antona. A Roma le biere uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Nuova udienza del processo contro Nicola Cosentino, parla ancora il pentito vassallo che dice nella discarica di Parco Saurino 2, gestita dal consorzio pubblico Caserta 4 e dal suo braccio operativo Eco 4, controllato dai fratelli Orsi, dal clan Bidognetti, già il giorno dell'apertura sversai con i miei mezzi rifiuti illegali come quelli provenienti da tutti i cimiteri della provincia di Caserta, ovvero fiori, pezzi di bare in marmo e legno. E i partenopei torneranno in campo il 30 luglio per un amichevole al San Paolo contro il Paris Saint-Germain dell'ex Lavezzi. Crotone e Juve Stabia ormai salve, danno spettacolo allo Scida nell'ultima giornata del campionato di Serie B. Finale di stagione scoppiettante per Crotone, Juve Stabia ormai salve, che nel posticipo domenicale di Serie B a Lezio Scida si dividono la posta al termine di una gara spettacolare con 3 gol per parte. Ad aprire le danze sono i padroni di casa al 29esimo, bella triangolazione Gabionetta-Torromino che con una gran bordata batte Seculin portando in vantaggio i suoi. Appena 3 minuti più tardi i gialloblu restano in 10 per l'espulsione del difensore Camana per doppia ammonizione. Ma nonostante l'inferiorità numerica, poco dopo al 35esimo per la precisione, le Vespe riescono a ristabilire l'equilibrio grazie a Improta, che dopo aver fatto fuori 2 avversari trafigge il numero 1 dei calabresi Caglioni con uno splendido sinistro a giro. Sull'onda dell'entusiasmo la Juve Stabia spinge e al 42esimo trova il raddoppio con un lungo lancio dalle retrovie di Gorzegno che Doninelli insacca. Il Crotone accusa il colpo e la squadra di Braglia trafigge per la terza volta Caglioni con Suciu, bravo a finalizzare al 57esimo una manovra dei compagni sull'out destro. Ma non è finita qui, al 70esimo i gialloblu perdono anche in Prota per doppia ammonizione e con le Vespe 9 i padroni di casa hanno vita facile. Falconieri prima accorcia le distanze al 77esimo direttamente su calcio piazzato e poi agguanta il pareggio 5 minuti più tardi in contropiede fissando il risultato sul 3-3 finale. Soddisfatto per il gol e per la prestazione ma non per l'espulsione in Prota che a fine gara lancia un chiaro messaggio al presidente della Juve Stabia Magnello: spero di indossare la maglia gialloblu. Veniamo adesso alla pallanuoto, il Posillipo trionfa contro il Savone e conquista il pass per l'Europa nella finale per il 5° posto in classifica. Primo risultato di rilievo in Serie A1 per l'esordiente tecnico Mauro Occhiello, artefice di una grande cavalcata, il servizio di Gianluca Leo. Il Circolo Nautico Posillipo batte la Rarinantes Savona in gara 2 di finale per il 5° posto e strappa il pass per l'Eurocup, minima competizione continentale per club. Un traguardo inaspettato per il Circolo di Mergellina, arrivato grazie al duro lavoro di Mauro Occhiello, tecnico alla prima esperienza su una panchina di Serie 1, il Posillipo che lui ha già allenato nei campionati giovanili e che ha trascinato a risultati impensabili. Posillipo che finisce dunque crescendo la sua stagione vincendo gara 2 contro un Savona fortemente rimaneggiato che negli ultimi minuti, falcidiato dall'espulsione, è costretto addirittura a schierare come attaccante il secondo portiere Rolle per completare il set in acqua. Partita in equilibrio solo nella prima metà dell'incontro, poi il Posillipo dilaga grazie alle 4 reti messe a segno da Gallo e dalle 6 marcature di un irresistibile Marton Tot, match winner dell'incontro. A partire dalla seconda frazione di gioco, la cronaca della partita vede primi attori determinanti i 2 arbitri che per tenere sotto controllo un match peraltro particolarmente vibrante nell'arco del secondo tempo
tempo hanno spedito negli spogliatoi diversi protagonisti di primo piano delle due formazioni. Ecco le dichiarazioni del tecnico marocchino soddisfatto a fine gara. Vittoria che ci consente di guardare con fiducia al futuro ed all'Europa. L'Eurocup sarà un'esperienza fondamentale per una squadra che all'inizio della stagione ha deciso di puntare su tanti giovani di talento, ma comunque alla prima esperienza nella massima serie, così come il sottoscritto per la prima volta su una panchina di Serie A. E a 2 la Canottieri Napoli pareggia 10-10 contro il Civitavecchia. Vittoria interna invece per De Boavio e Pomigliano, che sabato prossimo si sfideranno nel derby cittadino. In caso di successo dell'Avio, i ragazzi di Bencivenga festeggerebbero anzitempo la qualificazione ai playoff promozione. Non riesce invece a sfruttare il match ball la Carpisa Yamamaya Acqua Chiara, che esce sconfitta in gara 2 di finale per il terzo posto contro la Florenzia. I biancazzurri si giocheranno la qualificazione in Champions domani sera nella Vasca dei Toscani. La Rarinantes Florenzia espugna la piscina Scandone di Napoli,